17:11 e noi a questo punto salutiamo anche il nostro ospite che è Loris Rispoli dell'associazione 140 familiari vittime del Moby Prince. Buon pomeriggio. Allora, se ti puoi avvicinare ancora di più al microfono, ecco, magari sì. Adesso forse magari si sente meglio, prova a parlare. Buonasera a tutti. Perfetto, si sente molto meglio. Allora, noi ti abbiamo invitato perché naturalmente, essendo oggi il 4 aprile, manca ormai meno di una settimana all'anniversario di quella notte, di quell'alba tragica, possiamo dire così, del 10 aprile del 1991, se la memoria non mi inganna. Io mi ricordo che ero in regia alla vecchia Radio Flash, quella che era al grattacielo a Ties, e naturalmente c'era anche Luciano De Maio, che naturalmente tutti ricordiamo, insomma, importante figura della Radio Flash di quegli anni, e mi ricordo questa diretta, insomma, veramente tragica, perché le prime ore furono assolutamente confuse, cioè non si riusciva a capire bene che cosa fosse successo. Poi col tempo naturalmente ci sono state le indagini, sono stati i processi e quant'altro. Allora, a distanza ormai di un bel po' di anni, Loris, 22. Come stanno le cose, Loris? Beh, a distanza di 22 anni possiamo dire che ci sono stati vari processi, vari procedimenti penali, nessuno dei quali ha ricostruito la verità di questa vicenda. Cioè, noi non sappiamo chi sono responsabili, noi non sappiamo di chi sono le responsabilità. L'unica certezza è che quella notte sono decedute sul traghetto Moby Prince 140 persone arse in attesa dei soccorsi. Questa è l'unica certezza che hanno in mano i familiari delle vittime. A distanza di anni c'è il rammarico di non essere riusciti processualmente a scrivere parole di verità e la certezza che mai in un'aula del tribunale si è seduto uno dei responsabili. Cioè, noi abbiamo fatto un primo procedimento penale a Livorno con 4 imputati, uno dei quali era il marinaio di leva che doveva rispondere alla radio, l'ufficiale di guardia in capitaneria, il comandante in seconda della capitaneria di porto e il terzo ufficiale dell'AGIP, della petroliera. Cioè, tutte figure che noi abbiamo detto fin dall'inizio erano figure di secondo piano, perché è bene ribadirlo: se il Moby Prince fosse stata una fabbrica e se si incendia una fabbrica, il primo ad sedersi sul banco degli imputati è il datore di lavoro. E allora ci chiediamo perché. Come ben sappiamo in altri casi, no? Certo, come la Thyssen, come per esempio l'Eternit. Chiamati in causa e processati sono stati i datori di lavoro, i padroni della fabbrica, come si diceva una volta. In questo caso l'armatore non è mai entrato processualmente in nessun procedimento penale. Anzi, c'è da dire un'altra cosa, che negli anni, nel 91, gli anni 90, l'armatore della compagnia Navarma era una persona che da quella vicenda disse che sarebbe uscito distrutto. Guarda caso però negli anni successivi ha messo su una flotta imponente e si è andato a fare la Coppa America con Mascalzone Latino, con un nome tutto un programma, e adesso è uno dei più potenti armatori di questo paese, tant'è che in tutte le regioni si è comprato la Toremar e di lì tutti i collegamenti sono in mano sua. Quello che gridava al monopolio, ora il monopolio ce l'ha a mano lui, per legge. E è brutto da parte di noi familiari che siamo, è bene ribadirlo, divisi in tutta Italia, perché questa vicenda ha toccato tutto il paese e non è facile portare avanti azioni comuni, se non rivedersi il 10 aprile per l'anniversario, portare avanti un'azione di lotta. Io devo dire che ho accolto con molto piacere alcune cose che sono state dette dal Presidente del Senato nel discorso di insediamento, perché il presidente Grasso nel suo discorso di insediamento ha proprio ricordato le tragedie che sono rimaste insolute in questo paese e ha promesso l'istituzione di una commissione parlamentare che facesse proprio
questo lavoro, cioè riprendesse in mano le varie vicende e le portasse alla luce, perché c'è da dire anche un'altra cosa. Io credo che quella del Moby Prince sia non solo la più grave tragedia della marineria, ma la più grave tragedia dimenticata, perché ne abbiamo avuto l'esempio in questi ultimi anni, quando è successa la tragedia del Concordia. Tutti ricordavano tragedie lontane nel tempo, ma nessuno ha ripensato al Moby Prince. Nessun giornalista che non fosse livornese, chiaramente, ha mai menzionato o pensato al Moby Prince. Nonostante che ci fossero anche, volendo le somiglianze, insomma, un traghetto che comunque va, una nave da crociera comunque che va comunque a sbattere da qualche. Cioè, le somiglianze c'erano, e però. Non solo le somiglianze, ma ricordiamoci, nonostante ci fossero stati 140 morti, non perdiamo mai di vista la tragedia collettiva di 140 vite spezzate. Certo. Credo che questo sia il dato più importante. Soprattutto vale la pena di ricordare che l'età media era giovanissima. Certo, ci sono addirittura dei bambini, no? Se non ricordo male. Dei bambini, la famiglia di Pisa completamente distrutta, la famiglia Giglio che aveva Sara e Ilenia che avevano 1 e 5 anni. La bimba di un anno che i genitori portavano in Sardegna a conoscere i nonni paterni, cioè sono dei drammi immensi, soprattutto erano giovanissimi gran parte del personale di bordo. Alcuni al primo incarico, sì, addirittura. Moltissimi erano, come del resto l'unico che si è salvato, Alessio Bertrand, 18enne, che era stato portato a lavorare sul traghetto della Moby dallo zio, che è deceduto in questa vicenda. Alessio aveva 18 anni, cioè tantissimi 16enni, 17enni, 18enni delle zone di Ercolano e Torre del Greco erano al primo imbarco, nei bar, nelle camere, nei vari o nelle cucine. Ecco. È bene che non si dimentichi, perché a volte ci sono delle immagini, no, di queste donne, di queste mamme del sud che ogni anno vengono a Livorno e toccano la lapide, la carezzano il nome del proprio figlio, continuano a chiamarlo disperatamente. Io credo che per una madre che perde il figlio in una tragedia di questo tipo non ci può essere rassegnazione. Ecco, un'altra cosa che io dirò nel mio intervento quest'anno è che da molte parti c'è stato detto basta, ormai rassegnatevi, tanto non riuscirete mai a scoprire la verità, è troppo grande per voi. Ecco, io voglio rispondere che non possiamo rassegnarci. Non possiamo rassegnarci, primo, perché vogliamo mantenere viva la memoria e il ricordo dei nostri familiari, ma secondo per un impegno civile, cioè perché credo che sia impegno di ogni cittadino italiano e un diritto di ogni cittadino sapere la verità per queste tragedie, che è accaduta a noi ma poteva accadere a chiunque altro. Basta andare a affacciarsi alla finestra e pensare che a pochi chilometri da noi, Viareggio, è successa una tragedia immensa con persone che dormivano tranquillamente, certo, nel proprio, certo, letto. Un treno che brucia in una stazione e distrugge famiglie intere che stanno riposando nel loro letto. Ecco, questo per dire che la tragedia è in agguato se non si fanno e se non si opera perché la sicurezza diventi un bene primario. Sì, e poi anche a Viareggio, a quanto pare, la sicurezza ha giocato molto, o la non sicurezza ha giocato. Poi naturalmente c'è il processo e quindi si scoprirà poi quello che probabilmente è successo, ma comunque l'idea è che qualcosa non abbia funzionato nella sicurezza, come probabilmente forse sarà stato dei correttivi sempre dopo, cioè, si chiude la stalla, cioè, per usare questo è carina una si aspetta cosa. Si aspetta il morto o i morti, sì, cioè. È carina una cosa che, per esempio, noi sappiamo che quei treni che portano questi vagoni con GPL o con altri carichi preziosi potevano viaggiare a velocità folli, perché 100 km orari di fronte a stazioni importanti sono velocità folli,
per legge mantengono questa velocità in tutte le stazioni purché quella di Viareggio. In quella di Viareggio è stata limitata la velocità a 30 km orari. E chissà come una mai, tragedia come questa può succedere a Livorno, ma a Viareggio no. Ecco, sono le strane inizi anche queste, no? Uno spazio un pochino più largo per riproporre alcune dei testi che abbiamo che ci hanno accompagnato in questi anni. E allora il giorno 9 riproporremo un testo teatrale che è registrato al Goldoni e che è Moto Traghetto Movie Prince, che è la storia di questa vicenda riproposta in chiave appunto teatrale e che ripercorre dall'immediatezza dell'evento fino alla tragedia con tutta la farsa processuale, eccetera. Questo il pomeriggio del giorno 9, alle 17 al teatro di Via delle al teatro delle commedie in Via Terreni. Al teatro C, per capirsi, sì, quello del teatro C. Via Terreni. Alle 21 sarà riproposto invece un altro spettacolo teatrale fatto da Francesca Talozzi di Effetto Collaterale, 1991, Il Patto Non Sussiste. Uno spettacolo teatrale già riproposto l'anno scorso e riproposto in varie città d'Italia che abbiamo voluto riportare a Livorno proprio per il messaggio che riesce a dare. Questo per quanto riguarda il giorno 9. Il giorno 10, la mattina, riproponiamo 20 anni, che è stato presentato per la prima volta l'anno scorso, proprio in concomitanza con l'anniversario. Lo riproponiamo anche perché una parte dei familiari che l'anno scorso non è venuta a Livorno, e parlo dei familiari di Ercolano e Torre del Greco, per il quale il sindaco, mi fa piacere ricordarlo, ha preferito fare la campagna elettorale l'anno scorso, che per fortuna ha perso. Ricordiamo questo episodio, sì. E non portare i familiari a Livorno. E dunque i familiari di Ercolano e Torre del Greco scelsero appositamente di non venire con i mezzi propri a Livorno, ma rimanere in zona per contrastargli la campagna elettorale, che per fortuna, ribadisco, ha perso. E dunque riproporremo questo spettacolo teatrale sempre al teatro di Via Terreni subito dopo inaugureremo la sede in Via Terreni di fronte sappiamo, negli spazi dell'ex palazzo delle del tasse, palazzo insomma, per capirsi, dove ci sono già Lampi, Lampia, Lunici e altre associazioni. Ci sarà poi a mezzogiorno la Santa Messa in cattedrale. Colgo l'occasione per dire che non ci sarà il vescovo, perché Monsignor Giusti sarà a Roma con una folta delegazione di Livorno. Ecco, peraltro tu su Facebook hai lanciato anche un messaggio, no? Hai chiesto una preghiera, in buona sostanza. Sì, ho scritto una lettera perché sinceramente mi dispiace che... Vedete, io vorrei, il mio desiderio è che per tutta la collettività livornese il giorno 10 fosse un momento importante. A me, se mi dicono vieni in trasmissione da Pippo Baudo o da qualsiasi altra trasmissione importante il 10 aprile, dico no, perché per me è importante il 10 aprile essere a Livorno insieme agli altri familiari delle vittime a ricordare questo. E vorrei che la stessa mentalità diventasse un po' di tutti i livornesi e dell'intera collettività, cioè sentire il 10 aprile anche chi non può essere presente, ma con un messaggio sulla pagina Facebook, come è già successo negli anni scorsi, faccia sentire la sua presenza. E questo viaggio della comunità cattolica, oltre 1300 persone si sono già prenotate con il vescovo, mi ha leggermente rattristato. Negli anni scorsi Monsignor Sabio mi brontolò perché mi disse: come Rispoli, quando era vescovo Sabio, mi disse: perché Rispoli hai fatto una richiesta di incontro al Papa
sai che non si fanno le richieste dirette, ma si passa attraverso il vescovo. Allora io in questa lettera a Monsignor Giusti gli dico: io so che lei il 10 sarà a Roma con un nutrito gruppo di fedeli livornesi, incontrerà il Santo Padre, gli ricordi che nelle stesse ore del vostro incontro c'è questa iniziativa per noi importantissima a Livorno, gliela ricordi e gli ricordi che noi vorremmo incontrarlo in una sua vita a Livorno, perché Monsignor Giusti ha scritto che molto probabilmente il Papa verrà in visita a Livorno. Ecco, noi vorremmo incontrarlo e parlargli della nostra vicenda. Ecco perché ho scritto questa lettera al Vescovo di Livorno, riprendendo il discorso sul programma della giornata. Il discorso sul programma: alle ore 15:30 ci sarà l'incontro in amministrazione comunale, l'incontro ufficiale in cui le amministrazioni che hanno avuto vittime vengono da ogni parte d'Italia e si ritrovano con i familiari. Ci sarà la cerimonia ufficiale in amministrazione comunale, da lì partiremo in corteo alle 17 verso l'Andana degli Anelli, dove verrà deposta ancora una volta la corona del Capo dello Stato, verranno letti i nomi delle vittime e verrà gettata una rosa in mare. La sera del 10 ci doveva essere, perché c'è un'altra iniziativa che prosegue e continua nel tempo, fatta dalla Fondazione Goldoni, che però è stata spostata per motivi tecnici al giorno 12, perché la Fondazione Goldoni si è presa l'impegno di ricordare ogni anno il 10 aprile o nei giorni immediatamente seguenti la tragedia e le sue vittime con la consegna di una targa all'Associazione Familiari, e lo faremo il 12. Questo è in sintesi il programma. L'invito chiaramente a tutti gli ascoltatori e a tutti i cittadini a essere presente perlomeno al corteo, nella parte più importante in cui la città ci vede e la città partecipa, perché dobbiamo dare ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, il segnale di una città che mantiene viva la memoria di questa tragedia e delle sue vittime. Bene, io a questo punto ringrazio Loris Rispoli, che è stato con noi e ci ha esposto un po' lo stato della situazione, insomma, riguardo a questa tragedia. Io voglio ricordare che esiste una pagina Facebook alla quale ci si può iscrivere, naturalmente, per rimanere aggiornati. Vogliamo ricordare? Sì, la pagina è quelli che esigono la verità sul MobiPrint. Vi invito a iscrivervi, soprattutto in questi giorni sarebbe importante aumentare il numero degli iscritti. Eravamo, vale la pena ricordarlo, oltre 14.000 prima della migrazione, siamo 8.400, una pagina viva nella quale cittadini da tutta Italia continuano a scrivere e a postare. Invito chi non l'ha ancora fatto a venirci, a seguirci, perché lì ci scriviamo un po' di tutto e ci sono le notizie sul nostro lavoro. Bene, a questo punto io ringrazio Loris Rispoli, naturalmente l'invito è rinnovato per il 10 questa giornata, per ricordare le vittime del MobiPrint. Grazie. Io colgo l'occasione per ringraziare voi, perché come ricordavi fin dall'inizio avete sempre seguito questa vicenda, soprattutto con una persona con la quale io avevo un legame molto forte, che è Luciano De Maio, che per me rimane una persona indimenticabile. Penso sia così per moltissimi, insomma. Va bene, grazie Loris, e naturalmente il 10, insomma, andiamo a questa iniziativa perché è molto importante.